certo che l'ho visto. Guarda come ti ha ridotto una macchina. Non so quanti migliaia di euro possa costare una macchina. Ma non la voglio nemmeno guardare, ti giuro. No, invece la devi guardare. Ma mi dispiace, non l'ha mica fatta apposta. Ma ora, che gli si dice tu, papà? Ecco, a proposito, ora arriva. Non gli devi dire che fumo, che sono uscita per comprare le sigarette e ho fatto l'incidente, che questa macchina è quella che ho rotto, perché lui sa che ho rotto un fanalino, e non sa che vendiamo la casa. Capito? Io non fumo, non vendiamo la casa e questa è nella mia macchina. Allora, a parte che io e il tuo babbo ci parlo, che mi fa proprio paura. Sì, no? Vabbè. E poi io mi fa parecchio gli affari miei, non sono mica uno io che sono qua, qua, qua. Che vabbè, appena... ma io prevengo. Ma che c'ha paura, vedi, non ti fidi di me? Io i segreti li tengo, poi a me mi fa paura il lobo. Sì, cosa sta arrivando? Mi raccomando, eh. Allora, che c'è? No, allora, io non c'entro nulla. Lei per comprare le sigarette. Come comprare le sigarette? Ha battuto la macchina, l'ha disfatta. È arrivata anche tardi all'appuntamento per vendere la casa. Come vendere la casa? L'appuntamento? T'ha fumato? No. Tu lo sai, no. Non ci deve fumare, perché fumare fa male. Lo so, ma io non fumo. Era per Alessandro, te lo giuro, io non fumo. Lasciamo perdere la casa, la macchina. Non si deve fumare, no, fa male fumare, male, capito? Non devi fumare. Ale. Non devi fumare. Non devi fumare. Tu c'hai una sigaretta. No, fumo nemmeno. No, fuma la mia figliola, lui no. Non ci sono nemmeno io. Una sigaretta la ci vuole. Amore. Oh? Mi è venuta una voglia. Una voglia? Sì, una strana voglia. Sì, sa che voglia è. Sì, sì. Molto strana. Una strana. Davvero? Sì. Ma da quanto è che ce l'hai? 10 minuti. Davvero? Sì. Scusa, non la voglio, che tu telefoni. A chi tu telefoni? È dermatologo. Buonanotte. Aspetta, a me non devi rispondere, te lo dico. No, che voglia è. Io non dire. Però sono interessato a te. Ciao, buonanotte. Buonanotte. Ma che la basi di russare tutte le volte? Perché russo io? No, tu russi mai te. Allora.